Quel treno fantasma è stata la cosa più spaventosa che io abbia mai visto. Lo avrai visto anche tu, Harry. Sei stato fuori tutta la notte. Beh, il fatto è che... Era davvero così terrificante, Harry. James dice che brillava in modo spettrale e il suo fischio sembrava un ululato. Sì, beh, oh, in realtà... Scommetto che Harry stava tremando fin nella camera a fumo. Sappiamo tutti che razza di locomotiva fifona sei, Harry. Un giorno una locomotiva dall'aria mogia si spaventò per poche gocce di pioggia. Io non ho paura di quel treno fantasma. Eh sì, l'ho visto ieri notte, ma non mi ha spaventato per niente. Che cosa ci volevi dire, Harry? Non ha importanza. La sera seguente tutte le locomotive fecero in modo di tornare al deposito prima che facesse buio. Nessuno voleva uscire mentre la locomotiva fantasma era in giro. Io non esco stasera. Porta tu il treno della posta, Thomas. Io? Non ci penso nemmeno. Che ne dici di Edward? Io non metto ruota fuori dal deposito con questo buio. Che avete tutti quanti? Qualcuno deve recapitare la posta. Gordon! Io non ho paura, signore. È solo che ho qualche problema con la caldaia. Altrimenti sarei più che felice di aiutare. Beh, se Harry è fuori a trainare la ringa volante, di sicuro qualcuno di voi potrà portare il treno della posta. Oh, Harry è in giro tutto da solo, con quel terrificante treno fantasma. È davvero molto coraggioso. Ma che locomotive credulone. Ve lo ripeto ancora per l'ultima volta. Al mondo non esistono certe cose come treni fantasma. Eccomi qui. Henry, vuol dire che sei tu il treno fantasma. Eh? Perché non ce l'hai detto? Io ci ho provato, ma vi stavate prendendo gioco di me e avete detto che ero una locomotiva fifona. Ma non è affatto giusto. Sir Topham Hutt ci ha rimproverati tutti quanti per colpa tua. Voi sapete dov'è finito Sir Topham? Quello che è successo è perfettamente spiegabile. Davvero? Ma certo! Harry deve essere stato riverniciato con il tipo di vernice sbagliata. Per prima cosa, domani mattina dovrai tornare all'officina per farti riverniciare con il giusto tipo di vernice verde. Sì, signore, lo farò, signore. Tuttavia, visto che sei stata l'unica locomotiva a lavorare stanotte, riceverai un rapporto brillante. Grazie, signore. Hugo attraversò di nuovo tutta l'isola fino alla collina di Gordon e, facendo girare la sua elica il più velocemente possibile, arrivò di corsa sulla cima e tentò di lanciarsi verso il cielo. Ma le ruote di Hugo non si staccavano dai binari. Hugo ci riprovò ancora. E ancora! Avanti! 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 No! Ma le sue ruote non volevano staccarsi dai binari. Comunque, non si diede per vinto finché il sole non cominciò finalmente a tramontare. Thomas aveva ragione. Era troppo pesante per volare. Oh, Thomas! È davvero impossibile! Perché non posso volare? Oh! Hugo! Hugo! Attento con quell'elica! Oh, mi scusi, signore! Non ci stavo pensando! È tutto il giorno che cerco di spiccare il volo! Eh? Oh,
ma forse non ha funzionato molto bene. Oh! Oh cielo! Oh, Ugo! Se chi ti ha progettato avesse voluto farti volare, avresti avuto anche delle ali! Oh, e ti avrebbero anche fatto decisamente più leggero! Tu, Ugo, sei uno Zeppelin su rotaia, e questo ti rende davvero molto speciale! Sei il veicolo più veloce sulla terraferma! Non hai alcun bisogno di volare, invece dovresti essere molto orgoglioso di tutte le cose che puoi fare con quell'incredibile elica che ti hanno dato. Sì, signore. Forse non ha tutti i torti. Ancora! Ancora! Hugo, fallo di nuovo! Skiff vorrebbe un'altra ventata della tua portentosa elica, Hugo. Ok. Ma prima devo uscire dalla stazione. Guardate come vola! Oh, era ora, finalmente! Andate pure, andate pure! Lo so che avete tutte e due compiti molto importanti da svolgere! Ma nonostante Thomas continuasse a ricordargli della sua promessa, era molto difficile per Diesel cambiare le sue abitudini, specialmente di fronte ai suoi amici. Oh! Diesel, qua, qua, qua! Oh, Thomas, è così difficile essere gentile con gli altri per tutto il tempo. Io non ce la faccio proprio più. Ma eri gentile con quegli anatroccoli. Anatroccoli? Quali anatroccoli? Seguitemi, Harry e Bert. Lasciate che vi presenti i nuovi migliori amici di Diesel. No, Thomas, no! Io non capisco ancora. Dove stiamo andando? Lo vedrete. Thomas, avevi promesso di non dire niente. E tu avevi promesso di essere gentile. Più veloce, Harry e Bert. Statemi dietro. Thomas, sta attento. Gli anatroccoli. Oh, per i carboni ardenti. Oh, no. Si può sapere a che gioco stai giocando, Thomas? Thomas, stavi andando fin troppo veloce. Dovresti prestare più attenzione quando sei vicino a questi anatroccolini così carini. Mi dispiace, non li avevo visti. Tu sei un eroe, Diesel. Per non dire che sei un vero tenerone. No, non è vero. Io sono rozzo e anche tosto. È così dolce. Oh, chi è un anatroccolino tenero e carino, eh? Cucci. Sono adorabili, un vero concentrato di dolcezza. Hai visto, Diesel? Nessuno ti sta prendendo in giro. Sì, ma... Non devi per forza essere sempre rozzo e tosto. Va bene mostrare il proprio lato tenero. Beh, sono proprio adorabili, non è vero? Ah, cucci, cucci, cucci! Begli anatroccolini! Ah, oh, guarda quelle alucce così piccole! E guarda che camminata buffa hanno! Oh, sono così morbidosi! Puoi anche essere rozzo e avercela con il mondo, ma quando si tratta di anatroccoli, tutti hanno il cuore d'oro in fondo! Oh, cuccioli! Guarda che tenerezza! Begli anatroccoli! Siete proprio degli adorabili piccolini! Con tutti quei massi e senza nessun vagone con frenatore a rallentarlo, Thomas non riusciva a fermarsi. Percy! Thomas! Sta attento! Sta attento! Scusa, Percy! Scusa, Percy! Sir Topham arrivò per ispezionare il luogo dell'incidente, ma per fortuna non c'erano stati danni. Thomas, ma che cosa ti è saltato in mente? Sei partito senza un vagone con il frenatore. Mi dispiace tanto, signore. È solo che non volevo fare di nuovo tardi. Oh, cielo!
Rispettare tutte le regole sulla sicurezza è di gran lunga più importante che essere sempre puntuali, Thomas. È proprio quello che ha detto Bradford. Avrei dovuto ascoltare le sue parole. Ciao, Bradford. Mi dispiace averti ignorato quando mi hai chiamato prima. È stato molto sciocco partire senza un vagone con frenatore. Oh, beh, va bene. Ma non ti stavo chiamando per quello, Thomas. Io ti chiamavo per dirti addio. Come addio? È con immenso dispiacere che vi informo della mia decisione di lasciare quest'isola. Mi scuso per dovervi abbandonare in questi tempi di grande necessità, ma... Vuoi dire che te ne vai? Vi prego, non fate piagnistei. So quanto mi apprezzate, ma non cambierò idea. Niente facce tristi né lacrime. Ormai ho deciso. Voglio tornare col mio vecchio amico Samson. Noi due formiamo una grande squadra, Bradford. Beh, naturalmente ci mancherai tantissimo, Bradford. Assolutamente sì. È un vero peccato. Ci vediamo la prossima volta qui a Sodor. Ciao. A presto. Non vedo l'ora. Buona fortuna. Oh, oh, oh. Non voglio sentire fischi mentre siete ancora fermi. Oh, va bene, va bene. Solo per questa volta. Fischiate pure. Dopo tutto quello che avevano passato, le locomotive erano molto felici di dire addio a Bradford per un po'. E lo erano anche i vagoni indisciplinati. Uno, due, tre. Spingi! Avanti, avanti, avanti! Lo sapevo che ce l'avremmo fatta! Lo sapevo, lo sapevo! Grazie, Paxton! È stato un piacere! Oh, Thomas, no! Rallenta i vagoni! Rallenta i vagoni! Bravissimo, Thomas! Eccellente! Ora è tutto quanto sotto controllo. Ok, Samson. Puoi fermarti, per favore? Adesso devi farmi sganciare! Oh, non c'è tempo per fermarsi, Thomas. Sono già in ritardo. Così Samson trascinò Thomas fino al porto di Brendam, che a lui piacesse o meno. Samson è arrivato, signore, al suo servizio. Ho portato altri massi dalla cava, signore, come richiesto. Si può sapere che cosa stai combinando, Samson? Questa è solo la prima consegna che fai in tutta la mattina. Sì, signore. Ha ragione, signore. Mi sono bloccato e sono rimasto fermo sulla collina di Gordon. Non ne sono affatto sorpreso. Stai portando un numero esagerato di vagoni e... Posso sapere che cosa ci fa Thomas agganciato al retro del tuo treno? Oh, dovevo immaginare che anche tu fossi coinvolto, Thomas. È colpa mia se Thomas è qui. Lui mi ha solo aiutato sulla collina. Non mi sono fermato per farlo sganciare. Volevo risparmiare tempo ed essere efficiente, signore. Ma non stai risparmiando tempo, Samson. Anzi, stai causando confusione e ritardi. Quando Samson tornò finalmente alla cava, Thomas era già stato caricato ed era pronto per ripartire. Mi dispiace, Thomas. Non avevo intenzione di metterti nei guai. Va tutto bene, Samson. In realtà, l'unico che è finito nei guai sei tu. È stata colpa mia. Non importa. Bisogna imparare dai propri sbagli. Perciò, immagino che non prenderai tutti quei vagoni la prossima volta. Ma certo che no, Thomas. Sarebbe una vera sciocchezza. Ma mentre Thomas si avvicinava alla collina di Gordon, Samson arrivò a tutta velocità e questa volta stava portando soltanto un vagone.
Samson, ne puoi portare più di uno, sai? Lo so, Thomas, ma è molto più veloce in questo modo. Si risparmia tempo sul lungo termine. Oh! Ma Thomas sapeva che Samson non stava risparmiando tempo. Si stava soltanto comportando da sciocco.